Ciao ragazzi, ci sappiamo la B. Allora, ieri abbiamo avuto il primo responso della Serie B con la qualificazione, nel senso con la permanenza del Cosenza in Serie B e il Brescia che va in Serie C. Devo dire che per quanto riguarda i risultati sportivi e l'andamento del campionato per queste due squadre, devo dire che il Cosenza meritava di rimanere in Serie B per il grande lavoro fatto da Viali, che ha fatto un autentico miracolo lì per aver riportato entusiasmo, positività, un allenatore sempre molto trasparente, onesto, che ha creato una grande coesione di gruppo. Questo ne sono sicuro perché l'ho seguito quest'anno, ho seguito le sue conferenze stampa, alcune sue partite, poi arriveremo alla partita. E quindi devo dire che è un allenatore molto onesto, viene dalla C, quindi esordiente in B anche lui, e ha dato filo da torcere a molti, ha ottenuto incredibili risultati, per esempio andando a vincere a Frosinone, e, se non sbaglio, e quindi questi risultati comunque rimangono o vincendo in casa, comunque ha battuto il Frosinone, e questi risultati rimangono per questa grandissima marcia che ha fatto il Cosenza, che ha vinto in casa 1-0. Ieri perdeva 1-0 col Brescia e poi alla fine gara ha segnato l'1-1 che gli ha consentito di rimanere in Serie B, se lo meritano i lupi, con Meroni, cross di Brescianini, uno dei migliori del Cosenza di quest'anno. Secondo me Viali è riuscito anche a motivare, a riprendere giocatori importanti come Brescianini, Voca, Nasti, Florenzi, tutti giocatori molto molto importanti. Sappiamo che il Cosenza ha dato filo da torcere anche a squadre che primeggiano su in classifica negli ultimi 2 o 3 mesi, soprattutto è uscito il lavoro di Viali, e secondo me su Viali ci sono anche occhi di altre squadre perché ha fatto lavoro egregio, ha salvato il Cosenza, che se lo merita, secondo me, per risultati ottenuti sul campo. Il Brescia ha fatto un campionato scialbo, un campionato senza idee, una squadra molto debole, quindi merita di andare in Serie C. Ieri la partita l'ho vista. Il Brescia non ha fatto granché, primo tempo equilibrato, solo qualche tiro da fuori ha impensierito il portiere del Cosenza, ma il Cosenza ha tenuto bene il campo con molta attenzione, molta focalizzazione e concentrazione. E il suo portiere Mikai è stato veramente nel primo tempo solo con un tiro da fuori, un po' liftato, ha fatto una buona parata in basso a sinistra, ma poi alla fine hanno avuto la forza di recuperare una partita all'85esimo che era ormai persa, quindi complimenti a loro. Purtroppo c'è la nota negativa ieri sul Brescia, perché come sapete c'è stata un'invasione di campo, c'è qualche tifoso, ho letto, che ha detto è una giusta protesta, ma non è che uno protesta con un'azione violenta di invasione di un campo di gioco mentre si sta disputando una partita. Non è assolutamente quello il modo di protestare, no? E sono dei teppisti, questi pseudo tifosi che sono andati in campo, non si sa cosa volessero fare, perché poi alla fine la partita è ripresa e il risultato è stato confermato. Hanno danneggiato addirittura la loro squadra, togliendo quei 2 minuti di scampoli di partita che magari potevano portarla a fare il secondo gol. Quindi è un fatto grave, anche perché poi sono stati tafferugli in città, e i giocatori del Brescia, i giocatori della Regina con i loro familiari hanno dovuto, tutta la gente che lavorava, hanno dovuto essere trattenuti negli spogliatoi dello stadio per oltre un'ora dopo la fine della partita. Mi sembra una cosa gravissima. Deve essere sanzionato il campo, deve essere sanzionata la società, secondo me, per 2 o 3 mesi quello stadio va chiuso, anche perché a Brescia ci sono stati anche episodi di razzismo riportati sui massimi quotidiani nazionali, per esempio in occasione di Brescia-Bari, in cui un giornalista del Bari è stato tacciato come non italiano da qualche tifoso, in tribuna d'onore parliamo, non parliamo della curva, e non capisco come mai i bresciani si sentano così settentrionali, visto che sono a sud d'Europa e visto che da loro in estate fa più caldo che nelle regioni del sud, sono 40 gradi a Brescia. Almeno nelle regioni del sud c'hanno il mare, quindi non siete settentrionali, siete meridionali del sud come tutti gli italiani, siamo tutti meridionali e mediterranei, no? Quindi finiamole con queste cose, perché poi sembrano normali, sembrano torniamo al vecchio tifo, ho sentito, ma che vecchio tifo, che vecchio tifo, imparate a rispettare lo sport, a rispettare gli avversari, ad accettare il risultato sportivo,
Ok, e quindi niente, secondo me per quello che ha dimostrato il Brescia quest'anno in campo merita la Serie C. Io lo sapete che dico sempre quello che penso, complimenti a Viali, complimenti a Cosenza e forse farebbe anche bene, farà bene alla tifoseria di essere ridimensionata, di iniziare a vivere la situazione nelle serie inferiori per recuperare un po' di umiltà e di rispetto per gli avversari e per lo sport che sono essenziali per vivere lo sport, il calcio oggi. Sapete che dico sempre quello che penso, quindi se continua così ad essere la tifoseria a Brescia, difficilmente qualcuno ci investirà, no? Mi sembra tautologico e mi sembra evidente questo. Non è cultura dello sport questo, è cultura dell'antisport, è cultura della frustrazione sociale, è cultura del teppismo, cultura che non fa parte, non può far parte di una civiltà, di una società civile. Fatemi sapere cosa ne pensate, un bel like se siete d'accordo con me, un'iscrizione al canale di Bella B, alla prossima, cheers!